Senta, quando avremo un vaccino funzionante e su vasta scala, che idea si è fatto? Ma guardi, sviluppare un vaccino è una cosa piuttosto complessa. Lei tenga presente che un vaccino va dato a persone sane e quindi la soglia di tolleranza per gli effetti indesiderati o collaterali è bassissima. Quindi bisogna dimostrare che non abbia effetti collaterali per età, sesso, etnia e condizioni patologiche sottostanti. Quindi significa che bisogna prima testarlo su 100-150 mila persone. Dopodiché bisogna dimostrare che producono anticorpi queste persone, dopodiché bisogna dimostrare in vitro che gli anticorpi hanno effetto e poi bisogna dimostrare che le persone immunizzate hanno una probabilità inferiore di infettarsi delle persone non immunizzate a parità di contagio. Ora, in genere, in condizioni normali ci vogliono circa 5 anni per completare tutto questo percorso. Certo, noi stiamo assistendo a uno sforzo senza precedenti dalla comunità scientifica mondiale con investimenti di miliardi di euro e di dollari, e questo fa sperare che questo processo sia più rapido. Però tenga presente che anche nel momento in cui si dice abbiamo un vaccino, in genere quello che si fa, si testa il vaccino su una popolazione su larga scala, prima di estenderlo a tutto il resto del mondo. E poi guardi quello che sta succedendo col vaccino dell'influenza, che è un vaccino di cui abbiamo la capacità per produrlo, abbiamo tutte le Eppure conoscenze non per si prova farlo, per tutti. e Difficoltà abbiamo di una catena di approvvigionamento. distribuzione collaudata. Quindi io penso che probabilmente nel giro di un anno, nelle condizioni che può essere un qualsiasi intervallo di tempo tra 3 mesi e un anno, forse qualcuno dei gruppi che sta sviluppando un vaccino riuscirà a produrre qualcosa che possa essere portato sul campo. Ma da lì a che arriva a me, a lei o a Calenda ci vorrà ancora tempo, ecco. Benissimo, grazie al professor Crisanti.